assolutamente innamorato. Poi c'è tutta questa roba in sospeso con Procacci, per cui c'è anche una roba di vendetta, capito? Cioè, no, allora Sara è un... Sara che nel disco compare soltanto e appena citata in Mi chiamano tutti Rico, nella canzone, e man mano che la scrivevo io ne volevo bene alla sua forza, alla sua coerenza, alla sua capacità di sbagliare tanto. Cioè Sara quando fa una cazzata la fa veramente grossa, ma anche alla sua praticità, cioè quando lei vive pur da innamorata, pur tenendo ferma la famiglia lì, quando vive un quando Rico vive un periodo di difficoltà vera, lei dice che non può più di stare in casa, di vederlo impalato, insomma comunque è una che reclama la vita per come deve essere per lei. E devo dirti che questo personaggio, se io era un personaggio a cui volevo bene, nel momento in cui adesso lo vedo interpretato da lei, proprio, cioè, abbiamo passato i limiti e sono perdutamente innamorato, sì, di Sara Smutniak, questo sì. Ecco, e a Kasia volevo chiedere qual è il tuo rapporto con Sara, se anche tu le vuoi così bene e nel caso perché, e come è stato lavorare con Procacci? Allora, prima di rispondere a questa domanda, però, allora, è dall'inizio del film, forse anche dalla prima edizione ripresa, che tutti vengono, mi battono dal prato, dicono, oh, Kasia e Stefano, una coppia fantastica, sono bellissimi, sì. Perché così? Sì, certo. Adesso ci mancava questa tua frase, e qui la cosa più gentile che sento dire è che Kasia è stata una donna importante per te, è un momento un po' così, così. Ma come è stato? Sì. Allora, parte abbiamo una grande difficoltà, cioè, noi lavoriamo male insieme, perché Domenico mi mette in soggezione, è sempre stato così, questa cosa nei anni non si è risolta, abbiamo fatto parecchi film insieme, ma ancora, insomma, su questo film non è interessante che ti nascondevi, che non potevi... Vabbè, io gli ho vietato di venire sul set, quindi lui si nascondeva, tu, è vero. Però Sara è stato un personaggio molto importante per me, è stato difficile affrontarla e io mi sono ispirata un po' alla forza che hanno le donne. E di lei mi piace questo, mi piace la coerenza, mi piace che è una che sta con i piedi per terra, che sa esattamente quello che vuole e da lì sì, la vita ti può portare a perdersi un attimo, però lei è una risolta, lei è una che sa ed è un tipo di donna che poi nei momenti difficili è quella che prende una decisione e anche non ha paura di prendere decisioni. Questa è un'altra cosa che mi ha affascinato di questo personaggio. Interpretarlo non è stato facile. Quello che sicuramente mi ha aiutato è diciamo il mondo che mi era molto chiaro, il mondo di Luciano, perché poter lavorare su una base musicale, che non è solo la musica, sono soprattutto le parole, insomma, su una base dove tu sai qual è il mondo suo. E quindi arrivare sul set, ancora prima di arrivare, non sapevo che cosa avrei fatto io all'interno di questa cosa, non sapevo neanche se andavo bene per questo personaggio, lì la cosa mi ha messo un po' in crisi, però quello che mi era veramente chiaro è in che mondo stavo. E questa è già una buona parte. Vado? Buongiorno, sono qui Emanuela Castellini, dai Radio Emotica del Nord, per fare un corso. Cosa succede? Ci sei? Così mi vado, mi sentite? Ecco, ti chiedevo chi è Rico, no? Che uomo è? E poi che liga può
ritrovato dopo tanto tempo da meravigliosa Radio Freccia. E a Radio 2, visto che abbiamo aspettato così tanto, se pensi di avere invece già pronta una storia a quale stai pensando, e magari ritornare a fare anche la presa. Allora, Federico è un uomo che sta in questa sua vita, che ha vissuto anni diversi anche per questo paese e che all'inizio lo troviamo in un momento di crisi. È un uomo che... allora, questo film è vero che racconta una grande storia d'amore e racconta anche la vita. Questo lo diceva prima Cascia, ma siccome lo condivido faccio mio questo concetto, perché noi vediamo un uomo che comincia in un momento difficile e che probabilmente se ne vorrebbe anche andare, però poi quella cosa che gli dice Carnevale, cambia te invece di aspettare il cambiamento, è una cosa che lo fa molto riflettere. Cioè, alle volte la cosa bella è che non succede nulla di veramente eclatante nella vita di Rico, cioè se non cose normali, anche le più dure sono cose che succedono, e il suo modo poi di rapportarsi a queste cose, il suo modo di cambiare il punto di vista rispetto anche alla sua vita, anche a questa cosa che gli è andata bene per tanto tempo e che adesso forse non, nella quale non riesce più a trovare una linfa, cambiando il suo punto di vista si rigenera, e questo io lo trovo, lo trovo molto raro mettere in scena questo tipo di persone raccontate in questo modo. Cioè, di solito si cerca sempre, è vero, i cattivi, ma anche qualcosa di straordinario, no? Di fuori dall'ordinario. Invece la cosa forte in questo film, che ci permette anche, ha permesso a noi di interpretare i personaggi, secondo me, in un modo autentico. Luciano pone uno sguardo, secondo me, sugli attori, sui personaggi, fidandosi anche di quello che tu costruisci dentro. Magari ogni tanto ti chiede di tirarlo un po' più fuori, ma se c'è l'emozione dentro, è come se lui riesca a vedere quella verità, ecco. C'è tanta verità. In questo film c'è tanta verità. Bisogna fare così. Luciano, anche in questo microfono c'è tanta verità. Allora, Luciano l'ho trovato in grande forma. L'ho trovato proprio un regista che... Poi sai, l'ho già detto, ma è un privilegio lavorare con un regista che da 18 anni non fa un film. Perché comunque vuol dire che... È una storia che è maturata dentro di lui per tanto tempo, e come diceva, dare voce a quelle brave persone che sono anche poi il mondo che lo circonda, i suoi amici, è un modo di raccontare le storie veramente da dentro, da un punto di vista interno, e quindi hai a che fare con un regista che racconta un film che è uno di quelli della sua vita. Se ne faccio un altro, dici? Ah, ma io so già come va a finire. Io, appena finisce la promozione, lui cambia il numero di telefono, quindi posso fare tutti i tentativi che voglio, ma per altri 18 anni lui si nega.